Buongiorno a tutti, salve, vi porto i saluti del direttore generale di Educazione, Ricerca e Studi Culturali, il dottor Andrea Di Pasquale, e i saluti anche del dirigente, la dottoressa Alessandra Franzone, che è la dirigente del Servizio Primo, dove noi siamo, dove abbiamo laurea, l'UO Educazione, Educazione, Ricerca e Formazione. E praticamente ci occupiamo, come voi ben sapete, di tutto il piano formativo del Ministero, non solo per i colleghi del Ministero, ma anche per i professionisti. E quindi siamo proprio collaboriamo chiaramente con la Fondazione Scuola, con le varie direzioni generali, con i vari istituti, proprio per permettervi insomma di seguire, di proporre dei corsi e degli aggiornamenti che possono essere per voi importanti per crescere la professionalità, per migliorare, per aggiornarsi in base a tutto ciò che adesso è praticamente uscito, soprattutto per quanto riguarda il piano nazionale di PNRR. E quindi, non so se mi sentite bene. E a questo punto infatti noi partecipiamo insieme alla Fondazione Scuola a questo progetto di Musei in Corso, questa è la terza edizione, siamo molto contenti anche degli esiti di questi incontri, perché sono molto seguiti da tutti i colleghi del Ministero, e poi chiaramente si amplia anche il parterre adesso alle varie regioni, e oltre a fare dei corsi come abbiamo fatto fino adesso, molti corsi l'abbiamo fatti chiaramente in modalità sincrona e asincrona anche per problemi di pandemia, adesso finalmente riusciamo a vederci, a essere presenti, quindi abbiamo creato questi momenti, questi laboratori, questi incontri che sono sicuramente molto più produttivi, perché creano è necessario il confronto, è necessario vedersi, è necessario confrontarsi sui vari argomenti e anche creare la rete, la rete proprio legata proprio a questo progetto di Musei in Corso. Quindi noi siamo molto felici di avervi numerosi praticamente oggi, e poi ci saranno altri incontri in varie regioni come abbiamo fatto adesso, come stiamo programmando, e colgo l'occasione anche per comunicarvi, che sicuramente già lo saprete, però da giovedì e poi abbiamo pubblicato il piano attuativo della formazione, il nuovo piano che proporrà ben 35 nuovi corsi sulle varie tematiche, soprattutto chiaramente abbiamo tenuto conto della transizione digitale e della transizione ecologica, chiaramente dovuta anche a, seguiamo le linee, gli obiettivi del PNRR, e anche chiaramente tutta la transizione sostenibile, tutta la trasformazione sostenibile legata anche all'agenda 2030 dell'ONU. E quindi ci terremo insomma ad avervi poi chiaramente presenti nei nostri corsi, chiaramente organizzati sempre in collaborazione molti con la Fondazione Scuola, con gli altri istituti e con le direzioni generali. Tutto questo chiaramente è frutto poi di una valutazione, di una statistica che abbiamo fatto ad aprile attraverso la rilevazione dei fabbisogni formativi, e chiaramente vi abbiamo sottoposto delle domande, vi abbiamo sottoposto un questionario proprio per capire le esigenze formative, i fabbisogni di tutti i colleghi del Ministero, e attraverso, sempre grazie a una stretta collaborazione con le direzioni, con la Fondazione, siamo riusciti praticamente a individuare poi molti corsi necessari, fondamentali per voi, per i prossimi, per approfondire argomenti importanti. Quindi vi do il benvenuto qui a questo museo bellissimo, ringrazio il direttore, è stupendo questo mambo, e quindi vi do il benvenuto e vi auguro una buona giornata.